Ciao ragazzi, ciao Aldo, ciao, ciao a tutti. Bene, vi vedo già attivi, ciao Rafa. Allora, oggi facciamo due chiacchiere con Georgette, che è una ragazza americana che ha vissuto a Firenze per 13 anni. È venuta nel 2005 a studiare per un anno e poi si è trasferita definitivamente a Firenze per 13 anni. Poi ora si è trasferita a Zurigo. Lei è... Ciao a tutti, ciao Evelyn, ciao, ciao Ruta. Ok, lei è un'esperta americana in digital social media marketing, è anche una freelance, è una scrittrice, ha pubblicato degli articoli sulla Lonely Planet, tra cui l'articolo che ha fatto e decretato il nostro Sanfrediano come il quartiere più cool del mondo. Per chi non lo sapesse, Sanfrediano è il quartiere del Oltrarno, il quartiere che sta dopo l'Arno di Sanfrediano e Santo Spirito, dove tra l'altro io esco con gli amici. Ciao Olga, ciao Ornella. E ha scritto anche per la rubrica Where the Locals Go della National Geographic, anche articoli per la famosa rivista americana The Forbes. E è caporedattrice, direttrice della rivista Italy Magazine e ha scritto e scrive ancora questo blog che si chiama Girls in Florence, dove descrive la sua esperienza personale di americana, comunque di straniera che vive nel nostro paese. Allora, intanto vedo, ciao ragazzi! Marton, Olga, ciao. Bene, che vi volevo dire in più della Georgette? Allora, si definisce curiosa, adora l'espresso, adora la pasta e soprattutto Franciacorta, che è un vino che viene dalla mia regione, dalla Lombardia. Perciò è importante, parleremo di questo e ci parlerà anche un po' del suo blog, appunto, che è sempre molto aggiornato sulle novità, sugli eventi, e qui appunto dà consigli su cosa fare, su come si svolgono le cose in Italia, cosa mangiare, eccetera, eccetera. Bene, sì, Aldo, sto bene, grazie. Bene, ragazzi, allora io aggiungo Georgette. Ok, così facciamo due chiacchiere con lei. Eccola qui. Eccola. Aspettiamo un attimo. Ciao! Eccola! Ciao, Georgette! Ciao! Bene, come stai? Io sto bene, grazie. Come va, Zurigo? Guarda, la città dove abitiamo si chiama in realtà Zug, che è tipo 25 minuti di Zurigo, ma come vedi ora è molto bello, luminoso, caldo, c'è questo legno. È perfetto per un periodo di stare a casa per quasi giorni, no? Tanto non possiamo uscire, per cui. Esatto, io sono nella fase che dobbiamo mettere le nostre case super cozy e proprio quest'ora. Bene, bene, ok. Ho fatto una piccola introduzione su di te, spero di aver detto le cose un po' più importanti su di te. Ma grazie mille, comunque mi ha fatto così un PR fantastico, devo portarti con me. Per spiegare cosa faccio, perché non è mai facile quando sei un freelancer e fai un sacco di cose diverse. So. Grazie. Certo. Va bene, in più mi dimenticavo di dire che insomma hai anche 75.000 followers su Instagram. Sì, ma io lo vedo in un. Cioè, basta che ci sono i followers giusti, no? Che vogliono davvero. Certo. Quello che faccio, io non lo guardo tantissimo. Certo, ma significa che i tuoi consigli sono molto apprezzati sull'Italia, su Firenze.
Spero di sì. Comunque, Firenze, anche se noi siamo qui in Svizzera, abbiamo una piccola casa a Firenze e io considero Italia la mia vera casa. Comunque. Bene, allora a proposito di Firenze, partirei subito a farti la prima domandina sul tuo blog Girls in Florence. Tra l'altro curioso perché tu parli comunque in prima persona sul tuo blog e parli delle tue esperienze proprio come straniera, ma nello stesso tempo, insomma, un po' nella vita locale. Com'è nata l'idea di aprire questo blog? Guarda, è nato un po' prima, cioè nell'anno 2011, più o meno, alla fine di 2011, e era dentro questo periodo in cui la gente ancora leggeva. Io dico sempre che ora che i blog magari hanno più foto di testo e tutto quanto, per me è stato sempre un progetto di passione più di tutto. Io volevo un po' trasmettere la mia esperienza a Firenze, perché ci sono un sacco di cose da fare. Poi, però ho visto magari che la notizia esce sempre in ritardo, l'ultimo momento, non è tradotto in inglese. Sono detto, guarda, faccio io, comunque sono qui. Era un po' un strumento per incontrare nuove persone, ma anche un po' parlare della mia esperienza di cambiare paese, perché ovviamente era già difficile per me andare da Texas a California la prima volta e andare da California a Firenze, anche un'altra esperienza. Volevo un po' vedere com'era per altre persone e cominciare una conversazione tramite il blog. Ok, allora detto ciò, è nata prima la passione per la scrittura e poi per l'italiano, oppure è nata la passione del fatto di voler vivere in Italia e dopo del viaggiare del giornalismo? È nato prima l'uovo o la gallina? Non è che avevo un piano editoriale con questi temi specifici all'inizio, era proprio un blog personale, per dire ok, io abito qui a Firenze e ci sono molti eventi interessanti da fare, allora lo scrivo e provo un po' di promuovere piccole imprese in quello che io, cioè le gente che io conosco magari a Firenze, ho cominciato anche una parte che io faccio intervista a locals, anche per prendere la prospettiva di tanti diversi tipi di persone, di tanti settori. E poi ora siamo qui nel 2020 e ancora c'è. Bene, bene, ok. Perciò l'amore per l'italiano è venuto viaggiando o ce l'avevi già da prima? Guarda, alla fine io sono venuta in Italia senza aspettative alte come tanti americani, perché io dovevo andare in Inghilterra prima, no? Io volevo studiare là, poi non parlavo italiano, ho detto ok, vado in Inghilterra. Invece sono venuta qui a Firenze per caso per studiare e avevo l'opportunità anche di vivere con una famiglia italiana per almeno un po'. Così potevo un po' parlare un po' più toscanaccio insieme con loro. Eh no? Mi garba questo, mi garba quello. No, anzi, io pensavo per tanti anni che cocomero era la giusta parola per anguria. Ancora stavo andando in un'altra città in Italia. Ho detto, sì, è cocomero. No, 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 è anguria. Io non sono stata mai una persona bravissima a imparare la lingua e ovviamente cosa significa? Che devo imparare italiano, mio marito è francese, devo imparare francese. Poi sono venuta da un paese dove non parlo la lingua ancora e ora devo imparare tedesco, Non ci accontentiamo. masochista. Io dico sempre questo. No, via, sei una persona curiosa e questa sete di conoscenza e di sapere nuove lingue, secondo me, apre sempre molto, molto di più la mente. Sì, Anche il questo fatto di imparare una nuova lingua. tante opportunità che magari tu pensi, ah, magari sono arrabbiate con me, o questo email cosa significa? Appena che tu impari una lingua, tu vedi tra le sottolinee, no? Cioè,
un po' cosa significa davvero. Magari pensavo prima quando scrivevo un'email per lavoro subito in inglese senza dire ciao, come stai? Ho capito subito che non si fa così. Troppo direct. Dovevo fare un po' questo small talk, no? E no, è bene, cioè è una cosa che comunque mi piace. Ok, insomma, sei venuta in Italia a lavorare, appunto già è molto difficile andare in un altro posto, trasferirsi a vivere in un altro posto, figuriamoci appunto con un posto con una lingua completamente diversa. Dove hai preso il coraggio per trasferirti? Ma guarda, qualche volta tu fai le cose nella vita senza un piano. Avevo 21 anni, ciao Megan, ho visto un'amica mia che è presente qui. Non è che avevo, perché era così giovane al momento che potevo un po' rischiare, no? Ho detto, guarda, se vado in Italia tutto funziona, mi piace un sacco, mi piace la cultura, il cibo, poi anche la mentalità. Anche il fatto che i fiorentini che sono famosi per lamentare, queste cose un po' mi piacciono. Ero tipo sempre una battuta, un gioco. E non lo so, mi sentivo davvero a casa subito quando qui cioè a Firenze. E poi, ovviamente, dopo avevo questa idea di aprire il blog, e poi il lavoro è venuto perché sono un consulente in social media marketing. Ho fatto tante cose, ho fallito tante volte, però ora almeno sto facendo le cose che davvero mi piace. Bene, e c'è stato un momento preciso in cui hai detto via, sono sicura adesso mi trasferisco a Firenze. C'è stato un momento, un qualcosa che ha fatto sì che tu cambiassi e decidessi di vivere qua? Era più quando, perché dopo io studiato qui per un anno, no? 2005-2006, sono tornata in Los Angeles e io avevo questo programma nella mia testa, ok, io vado in Italia per un anno, poi torno in Los Angeles e comincio la mia vita. Non avevo intenzione di rimanere in Italia per sempre. Poi sono tornata in Los Angeles e dopo un bel po' ho capito che non ero più felice, cioè era come se tutto rimasto cioè, nella stessa maniera, la gente anche, la mia stessa mentalità. Io ho già cambiato, non lo so, c'era qualcosa in Italia. Anche il fatto di solo andare dappertutto a piedi, no? Che Los Angeles devi prendere sempre la macchina. E anche in Texas, dove sono cresciuta, era sempre la stessa situazione, invece io non volevo vivere in questa maniera. Ho detto, guarda, è duro vivere in Italia, perché ovviamente non devo prendere permesso di soggiorno, devo prendere lavoro, devo fare tutto da sola. Però è una cosa dura che mi piace, perché alla fine l'obiettivo di vivere in un altro paese, lo stile italiano, un po' quanto possibile, è stato un vantaggio molto più alto per me. Ok, e allora dici appunto dei vantaggi, invece c'è, hai trovato delle difficoltà nel vivere a Firenze come donna straniera giornalista? Hai trovato delle difficoltà? Sì, penso come tutti, avevo tante difficoltà, ma piuttosto perché è stato sempre difficile un po' sapere cosa era normale, nel senso che io dovevo sempre un po' scoprire cosa è normale per gli italiani. E non è normale magari perché sono americana, magari non ho capito bene, non conosco il sistema, come la gente lavora, il Certo. fatto che tante persone sono pagate al nero. Per aprire una partita IVA, come funziona? So, è molto difficile perché è difficile addirittura per gli italiani, poi per una straniera anche di più, ovviamente. Era molto difficile un po' prendere la credibilità delle persone e ho lavorato per tanti anni per fare questo. E ora sono anche nella fase che anch'io non me ne frega più, nel senso faccio il mio lavoro. Faccio bene, poi se qualcuno non piace, ok, va bene. Questo viene con l'età, penso. Sì, direi di sì. Alla fine, io so chi sono ora, no? Magari 10 anni fa, un po' meno.
Certo. Ok, allora tu racconti l'Italia vista con gli occhi di una straniera, che poi alla fine, dai, sei anche locale alla fine, ma come vedi invece la comunità americana a Firenze? Guarda, alla fine sono stata sempre fortunata, ho conosciuto tanti, ovviamente tanti altri americani a Firenze, tanti amici che anche sono trasferiti là per diverse ragioni, per amore, per lavoro, per tutto. E lo vedo come una comunità che, cioè, c'era sempre un sacco di turismo a Firenze, anche dell'epoca, no, c'era prima magari gli inglesi e poi venuti gli americani, ci sono stati studenti. Secondo me è sempre stato fondamentale che le gente devono integrare, no? E cosa significa? È che è molto difficile magari trovare amici locali, no? Perché magari i Certo. fiorentini hanno già gli amici. È un po' difficile per entrare in questo mondo se non hai una connessione. Però lo vedo che quelli che fanno questo sforzo... Che è uno sforzo, ovviamente, perché magari puoi vivere in Italia per 20 anni, conoscere solo altri americani, non parlare la lingua. Esatto. Va bene, però non è, cioè, secondo me, se vivi in questa maniera, non vivi davvero in Italia. Devi fare questo passo, perché alla fine sei tu che sei venuta. So devi un po' fare sempre il primo passo per dire vieni a cena, vieni a prendere un drink, a palestra, tutto quanto. E poi vedrete dopo tanti anni avrai qualche amica. Certo, che poi è stato lo stesso per me, io non sono di Firenze, sono della provincia di Bergamo, anche io ovviamente già solo da italiana ci ho messo diverso tempo, ovviamente come tutti, per fare degli amici, per cui ti Oh. capisco. Guarda, tanti dei miei amici a Firenze sono italiani che sono venuti di altre parti d'Italia, di Puglia, di Milano, di Parma. Penso che siamo tutti un po' nella stessa barca. Sì. Ascolta, in uno dei tuoi lavori appunto fai tante cose e sei direttrice del Italy Magazine. Quanto sono importanti le lingue, quanto è importante la conoscenza delle lingue nel tuo lavoro anche come direttrice del giornale? È molto importante perché alla fine, anche se il giornale è solo in inglese, è un giornale digitale, prima era anche cartaceo, però ora è solo digitale da 2009 e noi scriviamo un po' di tutto di Italia, no? Abbiamo ricette, abbiamo articoli che parlano di diversi viaggi, come vivere in Italia, tutto questo, ma anche abbiamo tanti articoli Duolingo. Che noi facciamo tanti un po' articoli anche in italiano per come imparare, questo lato è molto importante anche per noi. Però la cosa più fondamentale è che io lavoro principalmente con italiani. So, devo comunicare con loro in italiano tramite email, tramite Skype. So, anche se magari è tutto in inglese, scritto, tutto il back-end è in italiano. Se non penso che io potevo un po' prendere questo ruolo senza avere un'esperienza davvero in Italia, almeno conoscere il paese per bene, perché anche questo è importante, devi avere l'esperienza di vivere per tanti anni, sapere che questo nuance è vero e questo altro è solo una tavola, no? Cioè, è una cosa molto importante che comunque... Essere qui anche nel paese a parlare un po' con le persone davvero. Certo. Per cui tu parli, vabbè, inglese, parli benissimo italiano, mi hai detto parli un po' francese. Oui, je parle un po' français. Comme italien, mais je peux comprendre E parli in francese con tuo marito o alla fine lingua ponte inglese? Ma guarda, noi parliamo un stranissimo misto di tutto. Parlo io una frase in inglese, finisco in italiano, poi metto un parola in francese e ora stiamo parlando tedesco. Infatti, hai ragione, il francese è così difficile perché come scrivono la fine delle parole? Cioè,
No, 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 è troppo difficile, però mi piace. Cioè, francese suona bellissima, cioè, è una lingua bellissima, mi piace un sacco, però mio marito alla fine, perché anche lui ha vissuto 12 anni in Italia, lui è Ah. italiano, cioè, lui preferisce parlare italiano. Lui, non lo so, ogni volta che la gente incontra lui qui a Zurigo, lui, tutti pensano che lui è italiano. Non Italiano. è Ok, e adesso ha iniziato anche con il tedesco un po'. sì, stiamo facendo i primi passi in tedesco, però la cosa è molto difficile qui. Come puoi immaginare, che loro non parlano tedesco normale, parlano svizzero tedesco. Viale. Certo. Io pensavo, forse come napoletano, accanto all'italiano, magari è un dialetto o qualcosa, no, invece è proprio un'altra lingua. Ho Lingua, certo. anche le parole, i numeri. No, no, è molto difficile. Io. Non ho mai immaginato che all'età di 36 anni devo imparare una lingua completamente diversa, poi, che ha magari 20 lettere per Per una insegnare. parola. No? Però va E ho letto. bene. Ho letto un articolo che hai scritto qualche tempo fa, mi pare forse marzo, allora si chiama Five Reasons to Take an Italian Online Course Right Now. Mi ha fatto morire dal ridere il right now. Allora, hai voglia di condividere con i ragazzi che ci seguono alcuni dei motivi per cui tu consigli di seguire un corso online di italiano? Ma guarda, noi, secondo me c'è solo una ragione. Ora, cosa facciamo? Niente. Stiamo tutti, no, più o meno, dappertutto il mondo, però anche qui in Svizzera, Stati Uniti, non c'entra dove sei. Ma è un momento opportuno di imparare un'altra lingua. E poi la cosa importante è che magari puoi comprare anche un libro, puoi fare tutto Duolingo, così tu sai tutte le frutta e verdure preciso, però non è la stessa cosa di avere una conversazione con qualcuno. Cioè, è quella la cosa importante. E per me, almeno se io sono viso a viso con qualcuno, faccia a faccia, cioè, è un'opportunità, un po' di pressione anche per parlare. Quella è la cosa importante, no? Che numero uno, se vuoi fare, poi tutti noi pensiamo, magari non ce la facciamo perché è troppo difficile, ma non è vero. Tutti possiamo imparare a tutte le età. Se tu hai tempo e tu vuoi dedicare questo tempo, almeno tu inizi con un corso online e poi tu fai qualche conversazione ogni settimana, magari tu guardi un programma con i sottotitoli in italiano. Cioè, ci sono tanti materiali comunque, però penso che abbiamo bisogno di essere un po' forzato. Questo, almeno per me. Io so che mio marito, magari lui è molto bravo a imparare le cose da sé, a guardare il libro, ascoltare la musica, ma io no, sono un po' pigra, so bisogno un Anch'io po' sono così. di pressione. Oddio, venerdì dobbiamo parlare di questo soggetto. Ok, va bene. Allora metto per studiare. Sì, capisco perfettamente, anch'io sono come te. Insomma, vedi, pensavi di non sei arrivata senza conoscenza dell'italiano 13 anni fa, adesso è l'italiano, il francese, il tedesco, insomma. Combina il futuro, no? Cioè, vediamo In come più, se riesco a fare qualche frase in tedesco, poi. sicura che ce la farai. Almeno posso ordinare un cappuccino, cioè questa è la cosa più importante. Io ho detto no, Anna, che arriva un caffè, please can I have a coffee? No, 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 no. Ho detto no, no, almeno questo, perché è già imbarazzante per certe ragioni essere americano in questo momento, però almeno se posso parlare un po' di frase locale, ok. Certo.
Certo, insomma, alla fine sei diventata super internazionale perché americana, che ha vissuto a Firenze, si è sposata con il francese, adesso stai a Zurigo, cioè più internazionale di te? Almeno il mio cane è fiorentina. Ok. È 100% fiorentina dog. Infatti, se io do lei una salsiccia tedesca, tanto una schiacciata, so ho la schiacciata. Va vero? Buon gustaio, buon gustaio. Insomma, e tu consiglieresti alle persone che ci seguono, alle persone in generale, nel tuo blog, nei tuoi articoli, consigli, immagino, in generale un'esperienza all'estero, un'esperienza internazionale come quella che hai fatto? Ma davvero, non penso che tutti devono trasferire tutta la loro vita in un altro paese, perché so benissimo che non è possibile. Però per viaggiare, per davvero stare magari un periodo di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi in un altro paese, cambia la vita, perché almeno sai un po' che un mondo non è solo quello in cui è cresciuto. E questo è molto importante, perché io che vengo di Texas, che mi piace Texas, ovviamente la mia famiglia è ancora là, cioè c'è questa mentalità un po' chiusa là, se non hai mai visto fuori dei tuoi confini, no? C'è tanti che oh, magari la gente in Europa sono così, boh. E invece più che viaggi, più che vivi in altri paesi, sai che siamo tutti uguali, ci sono i stronzi e ci sono i gente per bene ovunque. Comunque solo io lo vedo come riaprire un po' le mentalità delle persone grazie a stare in un altro paese per un periodo. Sono d'accordo con te al mille per mille, assolutamente sì. E Sì. adesso che insomma sei a Zurigo, non sei più a Firenze, cosa significa per te Firenze? Ti faccio la domanda finale così, cosa significa per te Firenze? Firenze è sempre dove c'è il nostro cuore, perché è la città dove tutte le cose più belle successe, ma anche tutte le cose più brutte. Però quella è la vita reale, no? Non è solo la vacanza di alberghi, spiaggia, drink a go-go, e la vita è più complicata di questo. Quando torno a Firenze so dove c'è tutto, il mio preferito, pasticceria, dove vado per fare una passeggiata con il nostro cane, che tutti conosce. Cioè, questa mentalità è una piccola città, però molto umana. Si può andare dappertutto a piedi. In questo mi è piaciuto sempre, che c'è questa mentalità che ci sono un sacco di cose da fare, da vedere, però sempre con questa misura umano. Sì, sono d'accordo anch'io, appunto, come non fiorentina, penso anch'io la stessa cosa. Tanto tu torni spesso a Firenze, mi dicevi, giusto? Infatti abbiamo comprato questo piccolo appartamento perché volevo tornare almeno una volta al mese, ovviamente quando non c'è una pandemia. E questo ha un po' cambiato i piani, però sono molto contenta che io posso tornare quando voglio e farò spesso. Bene, perfetto. Sarei curiosa di vedere dove andresti tu a bere un caffè, che se ci vediamo in giro, voglio vedere se ci incontriamo nello stesso posto. Quando vuoi. Va bene. Dopo 3 nel pomeriggio, no? Solo per fare una cosa rischiosa. Va bene, sarà fatto con piacere. Volevi aggiungere qualcosa, Giorgette? Io ho finito le mie domande, volevi aggiungere qualcosa tu? Grazie, perché comunque avete chiesto di fare questa intervista con me. Scusami che ancora sto imparando diverse lingue in questo momento, di sicuro sto facendo errore a battute. No, no, come insegnante di italiano te lo giuro, assolutamente no. Sei bravissima. Non lo so come sei tu, però io quando sto imparando un'altra lingua,
parlando un'altra lingua per un paio di ore, io sono stanca dopo. Certo. Cioè, ci vuole tanto sforzo, no? Forse per la mia età, però No, io ma che... forse sono io, ma sento sempre stanchissima dopo vado al supermercato, mi provo di comunicare in tedesco. Certo, adesso sei davvero in un frullatore, c'hai mille lingue, mille cose, né? È normale. sì, davvero. Però grazie, comunque è stata molto divertente e bocca al lupo anche per voi, per tutto il programma che fate e anche grazie a tutti che ci hanno ascoltato stasera perché so è quasi cena per almeno gli svizzeri. Sì, anche io ho fame, adesso produco della cena, direi. Almeno non sono da sola. Georgette, grazie mille, grazie infinite. Oh, Ti grazie. mando un bacio. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.